Il Jaguaro non mente. Jaguar al 100% ma accessibile. Se non avevate mai pensato di mettervene una in garage, potreste cambiare idea. Questa entry level della XF non ha nulla di meno rispetto alle sue sorelle plurifrazionate. La linea rimane quella bella quasi da coupé, una linea anticonformista che la differenzia nettamente dalle classiche berline teutoniche. La calandra è cromata e i bei fari a LED riprendono l'aria felina che deve avere ogni Jaguar. L'interno non è certo da meno. All'interno troviamo infatti dei bei rivestimenti in legno abbinati all'alluminio che ripropongono la tradizione Jaguar del legno, dei tessuti pregiati, ma in una chiave più high-tech. L'abbinamento ci piace molto. Un Jaguaro che si rispetta deve far valere la sua prestanza anche su strada con un comportamento dinamico all'altezza della situazione. È quello che andiamo a vedere. E dobbiamo dire che anche su strada il Jaguaro ha dimostrato e mantenuto le promesse che ci si aspetta da una macchina di questo genere. La potenza non è elevatissima in assoluto, sono 163 cavalli, ma grazie ad una coppia di ben 400 Nm e soprattutto al cambio ZF 8 rapporti, che non scopriamo su questa macchina come uno dei migliori della categoria, la macchina non fa mai rimpiangere cubature più elevate o potenze più elevate, è sempre pronta, la sonorità è piena ed appagante e appena percettibile all'interno dell'abitacolo. Insomma, una vettura che dall'esterno all'interno, alla raffinatezza, alla dinamica, si dimostra una vera Jaguar in tutto e per tutto. Quanto costa entrare nel mondo Jaguar con queste XF? Beh, poco più di 40.000 euro. È una scelta magari un po' anticonformista, con quel pizzico di snobismo tipico di una vettura Jaguar, ma assolutamente in grado di combattere quantomeno ad arme pari con le migliori della concorrenza teutonica.